Alessandro, buonasera. Alessandro Bertini, uno dei più famosi blogger giramondo italiani. Lui ha detto. Però ultimamente capiti spesso a Pistoia, prima la Toscana in bocca e ora a Pistoia Verde Toscana. Hai visto tutti questi eventi a Pistoia, poi non si ne ha Armando, è colpa tua. È colpa mia. Senti, te vieni dalla provincia di Firenze, poi giri però in realtà tutta l'Italia. Cosa manca a Pistoia e cosa di più rispetto alle altre piccole o grosse realtà toscane? Magari se ne riparla fra qualche giorno, quando l'ho vista un po' meglio. Ecco, questo è uno dei blogger che non si vuole sbilanciare. Che non si vuole sbilanciare. No, vabbè, c'è un profilo più, diciamo, un giudizio più completo si dà alla fine, almeno si valuta anche il tour, tutto quello che si vede. Quindi stasera abbiamo visto soltanto un paro. Vai su Google. Ma su Google cosa offre Pistoia, lo zoo? Oh, questa la metti però, questa fa. Documentati ti. Sì, mi documenterò. Così a cosa gli manca, non manca niente, cosa, gli manca un po' di notorietà, un po' di pubblicità a livello anche regionale, diciamo, perché un po' chiusa, sovrastata magari da Firenze, da Pisa, però ecco, perché di storia ha i suoi, insomma, i suoi perché. È il suo perché, diciamo. Ora io conosco più magari la provincia, la montagna, la Betone, a San Marcello di Pistoiese, la città un pochino meno, infatti per questo dicevo magari se mi parla più qualche giorno, però a livello turistico, cioè attrae sia per quanto riguarda magari i servizi architettoniche, sia per quanto riguarda la turistica. Allora potremmo sentire Claudia Boccini. Domani ti trucchi però. Che aspettative hai da questa 3 giorni a Pistoia? Voglio scoprire il volto verde di Pistoia, che Pistoia è verdissima. Venendo qui a Villa Giulia lungo la strada, ho scoperto che i vivai entrano fin dentro la città di Pistoia, non soltanto al di fuori nei campi o nelle campagne. Quindi Pistoia è davvero città. Benissimo, speriamo di poterlo confermare nei prossimi 2 giorni. Bene. Ciao Claudia. Ciao Claudia.